Buongiorno a tutti, famiglia Close! Ciao ragazzi! Oh, quest'oggi vi portiamo a fare un'esperienza sensoriale a Mantova. Non vi anticipo nulla, vai con la sigla. Sono stracarico. Come anticipazione, questa è la maglietta di Marco, ti prego girati, falla vedere sul fianco. Questo per anticiparvi che cosa stiamo andando a fare e di fianco a noi vediamo una bella barca qui che dovrebbe anticiparvi il fatto che siamo indubbiamente sul fiume. Ho avuto un incontro con un coccodrillo arrapato. Ragazzi, oggi vi presentiamo Gilberto. È un membro della nostra famiglia Close e ci farà da cicerone, da guida. Esatto, La guida del Mincio. abbiamo la guida autoctona e anche lui è autoctono, anzi più autoctono di noi, perché tu sei di che paese? Io sono di Belforte di Gazzuolo, ma nativo di Rivalta sul Mincio, quindi Ecco, questa zona qua. quindi abbiamo il barcaiolo, perfetto. Abbiamo la barca, ci ha gentilmente messo a disposizione la barca, signori, e oggi andiamo in giro a vedere le meraviglie della nostra riserva naturale del Mincio. È praticamente l'alba, come vedete, ha albeggiato da poco e siamo pronti. Andiamo. Eccoci pronti a partire. Marco, la tua maglietta veramente, cioè io ogni tanto la guardo, non promette bene. Siamo nel tratto di Mincio che va da Rivalta verso Mantova. Qua siamo più o meno in prossimità del Santuario delle Grazie. In questo luogo il Mincio diventa lago superiore. Qua è molto bello perché aumenta la vegetazione del lago, c'è molta flora e fauna, tanti cigni, anatre, garzette, aironi. Qua se ne possono vedere tantissimi. Gilberto, dici un po' di te. Allora, a che età hai iniziato innanzitutto ad andare sul fiume e sul lago? Allora ho iniziato quando avevo 14 anni perché per la passione della pesca mi ha portato a venire a conoscere il fiume Mincio, soprattutto nel tratto che va da Goito a Rivalta, che è il più pescoso. Io parto dal presupposto che i nostri spettatori giustamente non sappiano qual è il pesce tipico che si possa trovare a Mantova. Quindi, che cosa possiamo trovare qui in questi laghi? La carpa è uno dei pesci più presenti in questo posto, insieme al siluro, che il siluro negli anni è aumentato continuamente Sì. e non ha dei predatori che ne riducono il numero, quindi continua ad aumentare. Poi ci sono dei lucioperche che sono i pesci che cerco di pescare io più frequentemente perché sono molto buoni da mangiare. Qualche luccio nostrano, ma molto raro, che
col passare degli anni sono diminuiti sempre di più. Qualche branzino, che poi tantissime si chiamano bren, che sono pesci bianchi, i varoni, l'alborella, che sono tipo le aule, quelle che si pescavano da piccoli, pesciolini bianchi piccolini, e le tinche, ci sono qualcuna rare, non so se conosci. Non ho idea di cosa sia una tinca, sinceramente. No, no. È dialettale o è proprio il suo termine? No, è in italiano si chiama tinca. Sì. Tinca proprio. E com'è fatta? È un po' come una carpa, solo che è più piccola, più dorata. Ok. E una volta c'erano i pescegatti, soprattutto nei canali che ci sono laterali nella valle. Ecco, i pescegatti me li ricordo anch'io. Da piccola mio zio li veniva a pescare con le lemi. Sì, mi faceva anche tagliare via le teste. E io ero sconvolta dal fatto che continuasse a muoversi dopo, quindi dopo averla tagliata. Quindi sì, ho dei bei ricordi dei pescegatti. Li evito anche volentieri in questo periodo, diciamo. Poi c'è stata una malattia brutta per i pescegatti 15 anni fa e hanno... Sono diminuiti tantissimo, eh? Sì, e qua sono diventate una cosa rarissima. Un'altra cosa presente qua infestante sono i gamberi rossi della Louisiana, che sono dei gamberi... Cioè, Louisiana, Stati Uniti? Sì, sono... si chiamano... Non vengono da là, vero? Beh, se no. Sono della Louisiana probabilmente... Hanno fatto un po' di strada, no, no, difficile, difficile. Non si sa bene come siano venuti, probabilmente perché... Qualche importatore... Sì, li volevano mangiare, perché sono buoni da mangiare, almeno... Io non li mangio, ma alcuni li mangiano, fanno gli spaghetti. E questi gamberi rossi mangiano le uova degli altri pesci, e mangiano anche gli altri pesci. Quindi... Anche questi gamberi hanno pochi predatori, quindi anche quello è un altro infestante. Cosa molto bella, qua si possono vedere benissimo i fior di loto, che cominciano ad esserci in questo tratto che va verso Mantova, che sono diventati infestanti perché si sono propagati in tutto il lago. Ed è bellissimo in estate venire nei mesi di, soprattutto fine giugno, luglio, agosto, perché iniziano a fiorire e sono molto belli da vedere. Chi se lo stesse chiedendo, ci sarà sicuramente qualche appassionato di barche qua. Massimo motore che si può avere qui sui laghi è di 3 cavalli, il nostro motore è di potenza massima 3 cavalli. In più abbiamo un motorino elettrico qui, che ora sta funzionando, che è perfetto per fare le riprese, perché è silenziosissimo e non si nota niente, ma noi in realtà stiamo andando mentre parliamo. Infatti vedete il panorama che ci sfila dietro. Fiori di loto qui sono una pianta infestante, questo significa che si può raccogliere, abbiamo anche controllato nel sito ufficiale del Parco del Mincio perché volevamo essere sicuri al 120%, quindi ragazzi quello che stiamo facendo è nell'assoluta legalità e anche moralità in quanto creano danni all'ecosistema, quindi in realtà venite pure, se dovete prenderne un paio non è un problema. Pianta idrorepellente, pianta simbolo e metafora della nostra vita umana in quanto le radici affondano nel fango, quindi è proprio un fiore bellissimo che nasce dalle avversità e è stato considerato molto importante in moltissime culture nel mondo proprio per questo motivo, perché è considerata una pianta che riesce a generare bellezza anche da ciò che non è bello, anche dalle grandi avversità della vita, lui riesce ad uscire da questo fango, a elevarsi ogni giorno, ad aprirsi, perché di notte il fiore affonda, quindi è interessantissimo, cioè al mattino, ora è un po' presto, e ci sono ancora molti fiori chiusi e nell'arco della giornata pian piano si aprono e rivelano tutta la loro bellezza ed è una cosa incredibile. Tra l'altro all'interno è anche un frutto. Adesso vi facciamo vedere bene i fiori di loto, ne raccogliamo un paio e ve li facciamo vedere proprio come dovrebbero essere visti.
ci arrivo io. Tipo questi qua anche. Sì? No, no. No? Già avanti, troppo avanti. Solo quelli chiusi. Poi li apriamo noi. Wow! Ragazzi, vi voglio far vedere una cosa. Lo vedete questo filamento lunghissimo? Questa cosa gigantesca. Questa la vedete? Ok. Che parte da qui. Allora, questo, che è alla base del fiore di loto, è un filamento che in alcune culture si usa anche per tessere. Noi l'abbiamo visto in due occasioni. Io a Hoi An, che è un paesino di pescatori in Vietnam, e in un altro posto, in Le Lake, in Myanmar. Ci sono veramente delle culture che vivono di questo, soprattutto quando si parla di paesini di pescatori oppure paesini fluttuanti. Mentre magari gli uomini vanno a pescare, le donne stanno in casa, raccogliono fiori di loto e tessono. Ed è un'attività, io vi assicuro, i fili che ho visto, le opere che ho visto fatte con questo tipo di filamento sono una cosa bestiale, gli dà proprio una colorazione lucidissima. Poi vengono colorati tutti con i colori naturali e diventa un'opera d'arte. Ok ragazzi, abbiamo fatto le nostre riprese, siamo contentissimi. Ora vediamo se riparte il motore. Non arriviamo più lo stesso. A far parte dell'avventura. Vediamo se torniamo a remi. Al massimo c'è il remo, un remo, singolare. Ce la caveremo. È andata! Le grazie, faccio il buco di fiore. Siamo arrivati a Grazie, adesso abbiamo Gilberto che ci prepara un bouquet di fior di loto, ci spiega anche come si fa, che è giustamente l'autoctono, oggi è lui, quindi andiamo. Ecco, facciamo in modo di renderli pari. La foglia dei loto, idrorrepellente, non passa acqua, lo usiamo appunto per fare il bouquet, quindi lì. Wow! Ecco, in questo modo li prendiamo, una legatina, poi i fiori, una volta fatto il bouquet, vanno aperti per qualche petalo, quelli più esterni. Se ci si bagna le mani un po' è meglio, perché rimangono un po' più belli e si conservano meglio nel tempo. Ecco, allora io ne apro qualcuno, non li apro tutti, che sono belli anche alcuni che sono un po' chiusi, poi si aprono da soli. Non hanno una gran durata fuori dall'acqua, durano 3 o 4 giorni di media. C'è gente che dice che mettere la lacca per capelli ti fa durare un po' di più. Io non l'ho mai messa. Ecco. Questo è il bouquet di fior di loto. Ricordo del fiume. Bellissimo, santuario. Molto bello. Ecco qua. I fiori di loto non hanno un profumo fortissimo, però è considerato un profumo delicato e molto ideale per fare meditazione. Cioè, sembra un bouquet da sposa, ragazzi. Guardate che roba. Giganti e veramente belli.
Questo ce lo portiamo a casa, eh. Diana? Ce la posso fare. Ti vedo bene. Sì, sì, anch'io. Vuoi una mano, magari? Tieni sì, il drone. Borsetta. Ok. Metti un piede qua. Lì. Ok. Lì, vai. Ce l'ho fatta! Sono saltata! Sono sportiva come sette. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo attraccato, siamo nel paesino di Grazie e siamo nei pressi del santuario. Nel caso in cui voi non abbiate una barchetta, qui in questa zona, nel paesino di Grazie, c'è anche un'associazione che si chiama Barcaioli del Mincio e loro qui fanno questo tipo di escursioni o in barca oppure addirittura si può affittare una canoa. L'unica cosa, va prenotata con dell'anticipo, quindi voi comunque sentiteli prima, vi metto qua sotto i recapiti così che possiate sentire, perché non sono disponibili in tutti gli orari e credo che serva anche un minimo numero di persone, quindi nel dubbio voi sentite loro, anche perché sappiamo tutti siamo un po' in periodo Covid, quindi tutto potrebbe cambiare molto velocemente nella zona. Io credo che la cosa più particolare di questa chiesa sia il fatto che quando uno entra, se guarda subito in alto sopra la propria testa, ci trova un coccodrillo impagliato che viene giù dal soffitto. Se non prendetemi per pazza, vi giuro, c'è davvero. Allora, ci sono molte leggende sul perché questo coccodrillo sia qui. Non si sa esattamente, precisiamolo. Una delle versioni è il fatto che al tempo esisteva un coccodrillo in queste paludi mantovane e il popolo abbia voluto creare il santuario delle grazie per ringraziare del fatto di averli liberati da questo coccodrillo. La verità è che è molto improbabile che un coccodrillo potesse sopravvivere nelle paludi mantovane, quindi è una versione un po' che, insomma, che fa un po' acqua da tutte le parti, restando in tema. Quello che però è certo è che furono i monaci a impagliarlo, e il fatto che questo coccodrillo sia così impagliato bene è una prova delle loro immense abilità. Questo perché? Perché i monaci all'epoca anche facevano farmaci, quindi questa dimostrazione della loro abilità si ripercuoteva poi anche come prova sui fedeli della loro abilità nel creare farmaci curativi. Quindi in realtà è interessante, perché veramente voi entrate e vedete il coccodrillo lassù, non perdetevelo, è una delle cose più caratteristiche di questo santuario. Ok Diana, ci riproviamo, eh? Ce la faremo. Vuoi una mano? Ce la devo fare da sola. Stata bravissima. Easy peasy. Siamo quasi. Fatica a partire, oh. Un po' fatica a partire. Tira l'aria. L'avevo già tirata. Dopo a volte se tiro l'aria non parte, fa più fatica ancora. Sì. Prova di idrorepellenza. Ma non si vede troppo. No, si
Non ci... Cosa stai facendo? Ti stai girando, Diana, dall'altra parte. Sì, mi sto girando, in effetti. Puoi farlo di là, guarda. Sto girandomi, in effetti. A questo punto ormai sono mezzo girato, mi giro di tutto. Non lo tirare in testa Gilberto, Remo, però. Ok. Bene, gente, prova di idrorripellenza, eh. Guardate le gocce. Fallo ancora? Ancora? Ma che sto cercando di uccidere Gilberto? No. Aspetta, lo faccio uno senza la Remo. Guardate. È perfettamente idrorepellente. Questa qui è la radice, per intenderci. Vedete questa liana lunghissima che va giù, giù, giù verso il fondale? Ecco, questa è la radice. Guardate sotto. Questo tappeto immenso di fiori di loto. Ora, trovatemi voi un'altra città che sia attraversato da una riserva naturale del genere, con dei fiori così giganti, meravigliosi, bellissimi, ma soprattutto che vada proprio in città, veramente, che costeggi tutto il centro storico. Trovatemela. Una roba così navigabile in barca, io in tutto il mondo ancora non l'ho mai vista, così vicino a una città d'arte. Lisce? Sono un po' ruvide in realtà. Sono un po' ruvide, danno questo effetto ruvido. Satinato. Sì, è strano. Oh. Molto d'effetto. Sì. Cioè, nuovo gioco dell'anno, bagna il fior di loto. Ma come si diverte? Metti un piede pure qua, eh? No, sta bene, sta tanto bene. Non fa niente. Nome della barca. Mi ha sempre affascinato la rondine, perché è un animale bellissimo che torna ogni anno, quindi ho scelto quel nome per dare alla mia barca. Nel rondanina. Rondanina in dialetto mantovano, il dialetto del posto, che è il dialetto mantovano di rondine. Bello. Ringraziamo te, nostro capitano Gilberto, e la nostra amata rondanina. Grazie. Ragazzi, salutiamo Gilberto. Siamo tornati a riva alta sul Mincio. Ora noi recupereremo la nostra auto. Lui andrà a mettere la barca in rimessaggio, giusto? Sì. Da un amico. E grazie infinite alla nostra guida autoctona. Grazie Gilberto, grazie mille, grazie, è stato un piacere. Hai reso possibile questo video. È stato un piacere anche per me. Perfetto. Un gran piacere. Grazie mille. Grazie davvero tanto, ci siamo divertiti da matti, una bellissima esperienza. Sì, sì, ragazzi, fatela sta cosa, della navigazione sul Mincio, su tutti i fiumi, Oglio, Po. In Italia c'è un po' tutto in realtà, è navigabile ormai, quindi andate, andate, fate questa esperienza. Grazie. Grazie mille. Siamo venuti in un posto fantastico, fotonico, e non potete perdervelo perché siamo nel paese di Grazie, alla prima cotechineria d'Italia, e si chiama il Saltuario delle Grazie con la L, mi raccomando, e adesso vi facciamo vedere il cotechino.
Qua tipico sarebbe il panino col cotechino, però purtroppo essendo noi con problemi di grano non possiamo prenderlo, quindi ci prendiamo il piatto con crauti e squacquerone. Assaggiamo finalmente questo cotechino, per me è la prima volta. Vai. Non me l'hanno mai fatto provare. Non c'è stata occasione. Vai, su. Puro grasso, non è una roba leggerissima. È contro dieta. È buonissimo. Tanta roba. Ma solo due pezzi, no, perché... Beh, ma se vuoi si fa il bis. È buono, buono. Sì, poi rotolo, tornare a casa, ragazzi. Cioè. Cotechino approvato, ragazzi, da Close to Eternity. Indubbiamente da mangiare. Preciso una cosa, il cotechino non è originario di Mantova. Non è certissima la provenienza, si dice che sia da Friuli, Venezia e Giulia, però comunque qua siamo nella zona insieme a Modena di IGP. Il cotechino è molto tipico di questa zona, perché comunque a Grazie si è sempre usato farlo, in quanto sono paesi di originariamente poveri, di contadini, ed era un piatto povero il cotechino. Si faceva e si fa tuttora con la cotenna di maiale, che è la parte da duro in realtà, e viene tutto quanto inserito, ovviamente con magari aglio, spezie, pepe, viene tutto inserito all'interno dell'involucro, che in questo caso qui il sacchetto è di budella, quindi diverso dallo zampone che usa la zampa anteriore del maiale, quindi sono due piatti diversi, precisiamolo. Però quello che io vi voglio dire è che questo piatto, che era nato perché non si sapeva più che cosa dare da mangiare alla gente e si è preso quello che era l'avanzo, è tuttora un piatto tipico di questa zona. Quindi nonostante non sia tipico solo di qui, io vi direi i posti migliori dove lo potete mangiare sono Grazie, indubbiamente, e i paesi limitrofi. Qui, ragazzi, abbiamo l'unica e prima cotichineria d'Italia. Cotechineria, non riuscirò mai a dirla questa cosa. Famiglia Close, questo è tutto per oggi. Noi ci ritiriamo, anche perché fa un caldo bestiale, stiamo morendo. Grazie a tutti per aver seguito fino in fondo questo video. Noi, come al solito, vi invitiamo a lasciarci un bel like qua sotto e a commentare, farci sapere cosa ne pensate. Sappiamo che abbiamo fatto diversi video su Mantova, quindi penso che sia arrivato anche il momento di cambiare città, di andare oltre, perdonate, ma spero che in qualche modo siamo riusciti a trasmettervi il fatto che siamo affettivamente molto legati a questa città, siamo orgogliosi di essere, io personalmente, di essere mantovana, quindi spero di essere riuscita almeno in minimissima parte a trasmettere l'amore, l'orgoglio e la bellezza che riesco a cogliere in quello che ci circonda. Vi invito anche a seguirci sopra i nostri altri social, quindi Facebook e Instagram, con il nome di Close to Eternity, e lì ci troverete anche tutte le nostre fotografie, aeree e non, della navigazione sul Mincio, quindi è una cosa che secondo me non andrebbe persa. Ragazzi, grazie infinite e ci vediamo sempre qui sul nostro canale per il prossimo video. A molto presto. Ciao, un bacione. Ciao. Ciao.